Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. It's the end. It's the end. It's the end. Buongiorno, benvenuti a Buongiorno Fitness, giovedì in palestra per continuare a spiegarvi come gli sport di difesa personale o di combattimento possano essere utili per il nostro fisico. Fino a ieri abbiamo studiato dei movimenti di Muay Thai, oggi invece ci addentriamo nella difesa personale con l'istruttore Alessandro Simone. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Piacere, piacere mio, abbiamo già gli allievi che sono pronti. La difesa personale utile per casi estremi ma anche benefica per il fisico. Allora, la difesa personale, nello specifico quello che andiamo ad insegnare noi nelle nostre palestre, è proprio la capacità per il praticante di adeguarsi ad ogni tipo di situazione. Questa è il fattore principale su cui cerchiamo di lavorare fin dall'inizio delle prime lezioni, in maniera tale da condizionare poi successivamente tutti i movimenti relative alle varie tecniche di difesa e di soprattutto di capacità di leggere le situazioni. Questa è la cosa principale. Difesa personale e soprattutto prevenire. Cosa vedremo oggi? Oggi vedremo delle tecniche di svincoli dalle prese sui polsi, difesa da schiaffo, da pugno e in una fase successiva, in una parte più avanzata, vedremo delle tecniche di svincolo dalle prese al collo, davanti, posteriori e con la capacità anche di reazione da parte della presunta vittima. Grazie, via alla vostra lezione. Allora, vi presento gli allievi che abbiamo in questo momento. Abbiamo Simone, Alessia e Maristella. Vari livelli di apprendimento. Simone sta già facendo vari corsi anche nel karate da allenatore. Abbiamo Alessia che è alle prime armi e abbiamo Maristella che è già una cintura nera, quindi prossima anche lei a diventare insegnante, quindi inizierà il suo percorso da allenatrice. Ok, allora Simone ed Alessia ci faranno vedere proprio quello che sono le basi fondamentali di quella che è la difesa personale. Allora, Simone nello specifico adesso ci farà vedere la posizione di partenza che dobbiamo assumere nel momento in cui ci troviamo in una situazione di pericolo. Innanzitutto allarghiamo le gambe perché difendersi a piedi uniti è la cosa peggiore che si può fare. Si sposta un piede indietro, quindi si assume più o meno con i piedi la larghezza delle spalle e si abbassa il baricentro piegando leggermente le gambe. Le braccia vanno posizionate in maniera tale da non stimolare l'avversario ad aggredire, piuttosto lo riportiamo alla calma. Gestire la situazione di calma è la cosa principale, perché noi dobbiamo andare a lavorare poi successivamente sul diaframma, sulla respirazione e quindi sulla capacità di autocontrollarci in ogni tipo di situazione. Ok, adesso vediamo, prego, una presa speculare sullo stesso braccio. Ecco, la prima cosa che andiamo a fare è cercare di uscire dalla presa utilizzando uno spostamento laterale, uno squilibrio dell'avversario. Ok, come vedete la reazione che si può avere, cerchiamo di farlo un po' più veloce, poco a poco ragazzi. Ok, come vedete mano a mano che si va avanti con il livello, gli allievi acquisiscono sempre più una capacità di reazione immediata. La velocità di reazione è quello che poi fa la differenza in una situazione reale, ok? Ok, vediamo la parte speculare. Allora, queste tecniche si basano tutte su delle leve, ok? Nella difesa personale, a differenza di quello che può essere uno sport marziale, non abbiamo
solo tecniche di percussione, ma dobbiamo lavorare su vari tipi di tecniche. Quindi avremo la percussione, abbiamo la leva, abbiamo lo strangolamento, e come tale dobbiamo lavorare su vari livelli, anche a livello fisico, no? Dobbiamo lavorare sull'elasticità, sulla forza esplosiva, sulla resistenza, e quindi gli allenamenti vanno programmati in maniera tale da portare gli allievi a livelli sempre maggiori di difficoltà, sia dal punto di vista fisico che proprio di apprendimento. Per oggi ci fermiamo qui, prossima lezione domani a Buongiorno Fitness con il maestro Alessandro Simone e con Simone, Alessia e Maristella. Domani di che cosa parleremo? Domani parleremo delle prese al collo e le faremo vedere proprio come si evolve tutta la difesa dalla difesa al collo. E non potete perdere quindi questa puntata, vi aspettiamo domani dalle Lune Fitness. Adesso invece andiamo a parlare di alimentazione nel ristorante Alusea Bistrò. Incontriamo il dottor Corrado Pierantoni da Alusea Bistrò a Silvi Marina. Buongiorno dottore. Buongiorno. Qui vediamo pesce di vari tipi, una parte di questo pesce è azzurro. Concentriamoci su questa tipologia, visto che in puntate precedenti abbiamo approfondito già il discorso pesce. Beh, certamente il pesce azzurro è un pesce che viene considerato povero. Si chiama pesce azzurro perché si può vedere dai riflessi a queste squamature che sono proprio blu, azzurro, ognole, argentate, ed è un pesce che ha delle qualità importanti. Qua vediamo lo sgombro, vediamo il tonnetto, le alici, le acciughe, le sarde, ce ne sono i pesci forse più importanti, anche se poveri, noi li definiamo poveri. Perché? Perché a differenza degli altri pesci, cioè delle altre proteine, hanno proteine nobili, omega 3, che sono anche se grassi, perché sono più grassi dei pesci a carne bianca, hanno dal 3 all'11% di grassi, ma sono grassi che fanno bene al nostro organismo, i famosi grassi omega 3, che servono a fluidificare il nostro sangue, a migliorare la parte buona di colesterolo, quindi cosa importantissima per la nostra salute. Hanno un'altra peculiarità questi pesci, perché possono essere anche affumicati, oltre che essere messi in scatola, il tonno affumicato e l'affumicatura. Volevo dare questa così come dire, sta chicchina, mantiene tutte le proprietà del pesce, a differenza del pesce in scatola, che viene nettato, viene privato di questi grassi, che invece secondo me dovrebbero essere lasciati nel pesce azzurro, almeno nel pesce azzurro. Come cucinare il pesce azzurro? Il pesce azzurro lo possiamo cucinare in tanti modi. Uno dei modi più importanti per farlo è sicuramente quello di olio di oliva, qualche extravergine di oliva qualche settimana ieri, ma proprio nella puntata di ieri, e questo è uno dei pesci che si presenta sicuramente bene per essere fritto. Il piatto classico nel nostro Abruzzo, da qui ad andare giù fino alla costa dei Trabocchi, tanto per fare un po' di pubblicità, tutto quanto l'Abruzzo, oltre a questa altra bellissima Silvi, e sono le alici, no? Le alici infarinate, panate e poi fritte sono nei pasti più importanti, soprattutto se vengono fritte con l'olio extravergine d'oliva. Mantengono tutte le proprietà che dicevamo del pesce, ricchissimi di antociani, di sostanze antiossidanti, perché il pallino fisso rimane sempre quello, cara. Mangiare sostanze che, anche se contengono grassi sani, grassi che possono aiutare il nostro corpo. Grazie, allora per oggi consigliamo un piatto di pesce azzurro. Ma direi di sì. Grazie al dottor Pierantoni, grazie a tutti voi, a Galvano Coppa per le riprese. Noi ci vediamo domani, venerdì, a Buongiorno Fitness. Vi auguriamo una buona giornata. Eccellente!